Beh, non avete mai visto uno figo? E mi ha detto, vai di là, parla di quello che vuoi. Cosa vuoi che parlo? Della mia famiglia, che sono dei devastati mentali. Mio padre, tirchio, mio padre, ma no, sei tirchio, tirchissimo. Mi fa, allora, senti un po', quest'anno vai in vacanza dei nonni. Cosa? Quest'anno vai in vacanza dei nonni? No, in vacanza dei nonni non ci vado. No, quest'anno vai in vacanza dei nonni. Sì, no, sì, no, sì, no, arriva quella santa donna di mia madre, fa, cazzo, tranquillo, 2 mesi davanti a una lapide al cimitero, il bambino si annoia. È vero, mangi i fiori, bevo l'acqua, faccio i baffi sulle foto e mi rompo le balle. Dai, giocare fuori, deve giocare fuori. No, fuori non ci vado. Vai a giocare fuori. No, papà, fuori non ci vado. Sì, no, sì, no, sì, no, arriva con la santa di mia mamma. Uè, tranquillo, siamo su un aereo. Ecco, vai. Ma poi mio padre è tirchio. Dunque, mio padre aveva 3 denti, poi 2, poi 1. Ha perso tutti i denti. Parlavi con lui, ti tirava sull'umidità della malora. Mia mamma mi fa, vai tranquillo, ma vatti a mettere dei denti. Mio padre va dal dentista, torna con 3 denti. Cazzo, ma vai dal dentista senza un dente e torni con 3 denti. Ma li ho fatti fare scorrevoli, così tutto dove mi giro sembra che li ho. Ma no, ma aspetta, ma mia sorella è una devastata, ma mia sorella è una devastata. Allora, mia sorella mi fa, sai, vieni che ti porto a mangiare in un bel posto. Chissà dove mi porta mia sorella. Invece no, mi ha portato in un bel posto, bel arredamento, bella gente come qua. No, vabbè, bell'arredamento. Mia sorella arriva e fa, allora, 3 cheeseburger, 2 porzioni di patatine e ketchup e maionese, 2 Coca-Cola medie, ghiaccio e limone per me e per mio fratello. La sorella fa, signorina, guardi che no, forse non sarebbe resa conto, ma saremmo in una biblioteca. Ah, cazzo. Allora, 2 cheeseburger, 2 Coca-Cola medie. Ma è scema o no? E mio fratello, arrivo a casa nel garage, stava montando sul manubrio della bici la porta di un appartamento. Ma cosa fai? Monti sul manubrio della bici la porta di un appartamento. Ma ho rotto il campanello, limite busso. Dai. Allora, l'unica era mia nonna, quella santa signora, mia nonna chiamavamo nonna sprint. Mia nonna sprint a 65 anni si sparava 5 chilometri a piedi tutti i giorni. A 65 anni 5 chilometri a piedi tutti i giorni. Adesso ne ha 90, non sappiamo dove cazzo è finita. Nonna! Ah, nonna! Vieni qua! Nonna! Mauro, vieni qua, dove vai? Nonna. Mauro, dove vai? Vieni qui tu, Mauro Villata! Mauro.